Allora, siamo in piazza oggi, qui come Italia Cuba, insieme a tante altre associazioni e forze politiche che hanno aderito per esprimere solidarietà a due popoli che lottano e resistono, appunto il popolo cubano e il popolo palestinese. Due popoli con due culture diverse, geograficamente lontani, ma che hanno in comune lo stesso aggressore, lo stesso nemico, quello dell'imperialismo americano. Stati Uniti ed Israele, tra l'altro, sono gli unici due paesi che hanno votato, insieme alla vigliacca ucraina che si è astenuta, il rinnovo del blocco contro Cuba. Leggerò adesso un volantino che cercherà di far capire quella che è la situazione in questo momento. E purtroppo non solo in questo momento. Dal 1959 Cuba è sottoposta ad un feroce embargo che la costringe di fatto a produrre tutto da sé. Cibo, medicine, meccanica, eccetera. Dal 1948, anno della Nakba, la Palestina subisce la violenta occupazione sionista. Due popoli di due continenti diversi, con culture differenti, ma accomunati dal desiderio di libertà e dalla necessità di lottare contro lo stesso nemico, quello imperialista. Lo scorso 7 ottobre abbiamo assistito alla prima grande risposta armata da diversi decenni da parte della resistenza palestinese resistente nella striscia di Gaza e nella regione della Cisgiordania. All'ennesimo inasprimento delle politiche coloniali e di apartheid attuate dal governo israeliano. Un'azione disperata, scatenata dalle condizioni di vita critiche ed esasperanti del popolo palestinese, guidata dalle diverse formazioni politiche e paramilitari presenti nel territorio della striscia e non solo, come dicono i media, da Hamas, non è vero assolutamente, ma da diversi gruppi palestinesi, compreso il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, di cui, vogliamo ribadirlo, è comunista. Le reazioni di Israele non si è fatta attendere. In Cisgiordania si sono verificati veri e propri rastrellamenti da parte di coloni israeliani e del loro esercito ai danni di centinaia di famiglie palestinesi che si sono ritrovate ad essere deportate ed espulse forzatamente dalla terra che legittimamente appartiene loro. Bene ricordare che i coloni sono armati e che sparano nonostante le tante risoluzioni dell'ONU che vieterebbero lì di costruire casa perché quella terra non gli appartiene, l'hanno rubata. Il territorio attorno a Gaza si è ritrovato invece sotto i bombardamenti aerei, ma potremmo dire non solo quello di Gaza, oggi è stato bombardato a Damasco in Siria, quindi allora non è la guerra di Israele contro Hamas, è la guerra dei sionisti contro tutto quello che c'è intorno. Viene attaccata Gaza, viene attaccata la Cisgiordania, viene attaccato il Libano, viene attaccata la Siria. Queste cose chiaramente le televisioni di regime non ce lo dicono perché noi siamo fortemente allineati con gli occupanti occidentali che dal 46 sono anche nel nostro territorio, gli Stati Uniti d'America, appunto. Al momento si parla di 11.000 morti, chiaramente il dato è per difetto, non è per eccesso, di cui 8.000, qui avevamo scritto ancora 5.000 bambini, ma ieri il dato è stato aggiornato, è di 8.000 bambini, Erode colpisce ancora, 8.000 bambini sono stati uccisi dalle bombe di Israele con la complicità di tutti i governi occidentali, a partire dal governo della Giorgia Meloni, della cristiana, della donna Giorgia Meloni, la cristiana della mamma Giorgia Meloni. Successivamente ai bombardamenti degli ospedali, delle ambulanze, col pretesto di nascondere basi di Hamas al loro interno, è seguito l'interruzione forzata dell'approvvigionamento di corrente elettrica e di acqua, portando al collasso definitivo dell'intero sistema sanitario nella città di Gaza e nell'intera striscia della Cisgiordania. Si tratta chiaramente di crimini di guerra. Il vero terrorismo, quindi, a quanto pare è chiaro ed è palese, è quello dello Stato di Israele. In Cisgiordania si contano almeno 180 palestinesi uccisi,
con un numero totale di feriti che in entrambe le zone supera i 30.000. Quando si parla di feriti, è bene precisare che non stiamo parlando di un ferito che va in ospedale, sta parlando di menomati, sta parlando di persone che hanno avuto delle amputazioni, che rimarranno invalide per tutta la vita. Non stiamo parlando di feriti così, stiamo parlando di persone che rimarranno invalide per tutta la vita. Si tratta insomma di un genocidio in corso, sotto i nostri occhi, anche se i tentativi continui di farlo passare inosservato sono evidenti. Il governo Meloni infatti, e con esso tutte le nostre istituzioni, le nostre forze politiche parlamentari di destra e anche di sinistra, e i nostri media nazionali hanno apertamente deciso di schierarsi con Israele sostenendo il suo diritto all'autodifesa, autodifesa tra virgolette chiaramente, e garantendo appoggio politico, diplomatico e anche militare al criminale Netanyahu e al suo governo estremista e terrorista. Tale scelta è stata confermata con l'astensione dell'Italia nella votazione per la risoluzione ONU dello scorso 28 ottobre, che aveva come obiettivo la tregua immediata a Gaza e la fine del massacro. Le prese di posizione del nostro paese riflettono le aspirazioni imperialistiche dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e della NATO, che in Medio Oriente vengono rappresentate da Israele, il vero cane di guardia degli Stati Uniti nella zona, il vero mastino degli interessi degli Stati Uniti nella zona. E le crudeli politiche repressive contro la dissidenza interna, di colonialismo e pulizia etnica contro il popolo palestinese. Altra manifestazione, scusate ma il vento. Altra manifestazione dell'imperialismo di matrice euroatlantica, anche stravolta in sede ONU, si sono viste con il voto contrario di Stati Uniti e ancora di Israele, con l'astensione dell'Ucraina, nella risoluzione per la rimozione dell'embargo ultradecennale contro Cuba. Il proseguire con l'impoverimento della popolazione cubana e continui tentativi di esacerbare una crisi economica e politica nell'isola sono in totale continuità col sostegno di Israele e alla vera e propria distruzione e genocida del popolo palestinese. Il governo cubano, come quello venezuelano, si sono schierati subito coerentemente dalla parte del popolo palestinese. Cuba, a differenza degli Stati Uniti in America, che esportano armi e morte, esporta medici e farmaci, come abbiamo visto anche durante la pandemia qui da noi, dove sono venuti i medici cubani a portare il loro aiuto e la loro solidarietà, non certo quelli americani. Il circolo dell'Associazione Nazionale Amicizia Italia-Cuba di Pietrasanta invita dunque a mobilitarsi tutte le realtà politiche, sindacali ed associative ad esprimere l'importanza di una solidarietà internazionalista per esprimere la nostra vicinanza e il nostro supporto al popolo di Cuba e al popolo palestinese e a tutti i popoli che resistono all'imperialismo. Bravo.